Ed eccoci ad un nuovo inizio. Col tempo d'avvento che parte oggi, fa il suo primo passo anche un nuovo anno liturgico che di domenica in domenica ci condurrà più vicino alla domenica senza tramonto. L'annata che si apre è quella B, caratterizzata dalla lettura semicontinua dell'Evangelo di Marco, il più antico. L'odierna pericope evangelica conclude il discorso escatologico che occupa il capitolo 13. In essa ricorrono tre verbi, che però la traduzione italica non rende con le originali sfumature: guardate, restate svegli, vegliate. Nella breve parabola la vigilanza viene motivata dall'attesa del ritorno del padrone di casa, evento che non è a nostra disposizione e che quindi ci rende protagonisti e responsabili. Per dare forma e colore alle parole di queste quattro domeniche di avvento, ho scelto le opere di un pittore statunitense del secolo scorso, Edward Hopper. Pittore ed illustratore, fu esponente di quella corrente artistica conosciuta come il realismo americano. Di lui ha scritto recentemente Il padre dall'asta. Hopper dipinge scene di vita quotidiana in modo apparentemente semplice e banale, eppure queste immagini suscitano un interesse e un fascino del tutto particolari. Le sue opere appaiono infatti inafferrabili, misteriose e segrete. Le sue tele aprono a un futuro capace di interpellare ciascuno di noi. Per questa prima domenica di Avvento sostiamo dinanzi ad un suo dipinto del 1943 che si intitola Summertime. Una giovane donna è ritratta sulla soglia di un tipico edificio newyorkese. La luce che ha la sua fonte a sinistra dà alla composizione un'aria festiva. Tranne che per la tendina alla finestra, tutto è immobile, la ragazza stessa che sembra scrutare l'orizzonte. Cosa la blocca su quel gradino? Dove dovrebbe andare vestita con quell'abito che lascia poco all'immaginazione? È protesa verso una via di fuga o è ferma lì come una sentinella in attesa di qualcosa o di qualcuno? Scrive ancora il padre dall'asta. Di fronte ai dipinti di Hopper siamo dunque interrogati sulle ragioni che hanno condotto i diversi personaggi a trovarsi in quello spazio, in quel tempo, nella consapevolezza che qualcosa sta per accadere, anche se non ci è dato sapere cosa. E allora vegliamo sulla vita e abitiamo responsabilmente la casa che ci è stato ordinato di custodire.